Ciao a tutti, ed eccomi qua per mostrarvi come eliminare la fastidiosa perdita d'olio dal coperchio punterie. Si tratta sempre di un motore Fire 1002 ed è un difetto abbastanza conosciuto. In questo caso si può vedere molto bene la perdita da entrambi i lati. La sostituzione della guarnizione coperchio punterie fa parte di quel lavoretto che avevo già fatto in passato, come sostituire la guarnizione coppa e pompa olio. Infatti vedrete pezzi smontati più di quanto è necessario per fare questo semplice lavoretto. Mi raccomando, non vi spaventate, perché per fare questo lavoro è necessario smontare soltanto il sensore di giri albero a cam ed il box filtro aria. Tutti gli altri particolari in più che vedrete smontati sono per l'altro lavoro. Ma ora iniziamo. Con chiave da 10 sblocco la vite di fissaggio del sensore e lo sfilo dalla sua sede. Con giro a vite a croce tolgo tutte le viti di fissaggio del coperchio filtro aria e lo estraggo. Tolgo il filtro aria. Con chiave a bussola da 10 tolgo le due viti di fissaggio della scatola filtro aria al motore. Ora per estrarla bisogna fare veramente molta attenzione, perché bisogna sfilare il tubo in gomma del recupero di vapori d'olio che è solo piantato nella parte inferiore. Per evitare che entrino polvere o corpi estranei all'interno del corpo farfallato, io gli calzo su un guanto in lattice rivoltandolo al contrario, facendo andare all'esterno la parte che ha il bordarco. Tolgo il tappo inserimento olio. Con chiave a bussolotta da 10 svito le 4 viti di fissaggio del coperchio punterie e lo estraggo. Tentare di scollarlo. Con un giravite a taglio sgancio dai fissaggi il lamierino interno per pulirlo bene. In questa fase è opportuno fare molta attenzione a non far entrare pezzetti di sigillante o guarnizione nella sede albero a cam. Si potrebbero ostruire i condotti di passaggio olio, causando gravi danni al motore per mancata lubrificazione. Facendo molta attenzione a non graffiare il basamento, mi aiuto con una spatola per staccare la vecchia guarnizione. È molto fondamentale pulire e sgrassare molto bene il piano di appoggio. Ora è perfettamente pulito e sgrassato. Come è venuto pulito il coperchio punterie. L'ho smontato e quindi qua dentro era pieno di olio bruciato, quasi catrame sembrava, e adesso è tornato, diciamo, quasi simile al nuovo. Dopo aver pulito molto bene anche il coperchio punterie, incastro a pressione il lamierino interno. Ok, una volta incastrato faccio un piccolo cordone di sigillante e posiziono il bordo della guarnizione nella scanalatura. Ora applico un filo di sigillante anche sulla guarnizione.
posiziono il coperchio punterie nella sua sede. Avvicino le quattro viti a mano, senza stringere, indicativamente 3-4 minuti. Dopo un'oretta circa chiudo a 10 Nm, sempre incrociando. A questo punto monto il sensore di giri albero a cam, posiziono la scatola a filtro infilando il tubo in gomma di recupero vapori olio nella sua sede. Metto il filtro aria, chiudo la scatola a filtro aria e il lavoro è fatto. Ed ecco il risultato, dopo 20.000 km, come si può vedere, è ancora tutto asciutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Grazie e ciao, alla prossima!